I think about my family, I think about my wife, my kids, what they're just gonna do at this moment. Michael Schumacher, la lotta per la vita e i sacrifici della famiglia. Michael Schumacher
sette volte campione del mondo di Formula 1, è stato un'icona dello sport automobilistico. Tuttavia, la sua vita ha preso una svolta drammatica il 29 dicembre 2013, quando un incidente sugli sci a Méribel, in Francia, lo ha lasciato con gravi lesioni cerebrali. Da allora, la sua famiglia, guidata dalla moglie Corinna, ha fatto di tutto per garantire le migliori cure possibili, affrontando costi enormi e sacrifici significativi. Le cure e i costi. Le cure di Michael Schumacher sono estremamente costose. Si stima che la famiglia spenda circa 7 milioni di euro all'anno per le attrezzature mediche avanzate e il personale specializzato necessario per assisterlo. In totale, le spese per le cure di Schumacher hanno superato i 70 milioni di euro. Questi costi includono non solo le cure mediche, ma anche la manutenzione di un ambiente sicuro e confortevole per lui. I sacrifici di Corinna Schumacher. Per far fronte a queste spese, la Schumacher ha dovuto prendere decisioni difficili. Ha venduto diversi beni di famiglia, tra cui una villa in Norvegia, un jet privato e una collezione di orologi di lusso. Questi sacrifici sono stati necessari per garantire che Michael ricevesse le cure migliori possibili e per mantenere la privacy della famiglia. La protezione della privacy. La famiglia Schumacher ha sempre mantenuto un rigoroso riserbo sulle condizioni di salute di Michael. Solo una cerchia ristretta di persone ha accesso a lui e ogni tentativo di violare questa privacy è stato fermamente respinto. Questo ha incluso azioni legali contro riviste che hanno cercato di speculare sulla sua condizione. Curiosità. Jean Todt, ex direttore della Ferrari e amico di lunga data di Schumacher, è una delle poche persone che ha accesso regolare a Michael. Todt ha spesso parlato pubblicamente del suo affetto e rispetto per la famiglia Schumacher. La villa di Maiorca, acquistata dalla famiglia Schumacher, è stata trasformata in un rifugio sicuro e privato per Michael. Questa proprietà offre un ambiente tranquillo e protetto, lontano dagli occhi indiscreti dei media. Il supporto dei fan. Nonostante la riservatezza, i fan di Schumacher continuano a mostrare il loro sostegno attraverso messaggi e tributi. La famiglia ha sempre apprezzato questo affetto, anche se ha scelto di mantenere un basso profilo pubblico. La storia di Michael Schumacher è una testimonianza della forza e della dedizione della sua famiglia. Corinna Schumacher, in particolare, ha dimostrato un'incredibile resilienza e amore nel proteggere e prendersi cura del marito. La loro storia continua a ispirare molti, ricordando a tutti noi l'importanza della famiglia e del sacrificio. Se hai altre domande o vuoi approfondire ulteriormente, sono qui per aiutarti. Fabio Silva News, il tuo compagno di giornata, dal mattino alla sera, una voce appassionata, stranezze e notizie, un mix sorprendente, ogni figa è un'avventura, sempre coinvolgente, notizie fresche dal mondo.